Dai paesi alle città, miseria e povertà. Lo chiamano progresso solo per pubblicità. Patana e pandemia, oggi mangio a casa mia. Quartieri popolari con famiglie in avaria. Separati con cura, in un'epoca oscura. Che semina l'odio e raccoglie la paura. Tra chi ci si vende, tra chi ci si compra. Tra chi vive e muore nelle zone d'ombra. Ok. Il 5 agosto 2000, per me è finito il mondo. Mio figlio Marco era uscito in bici insieme a due amici e tornava verso casa sulla Lungofino, appena il cavalcavia, e fu investito e deceduto sul corpo. Se dovessimo affidarci a una fredda citazione, definiremmo la solitudine e l'esclusione da ogni rapporto di presenza o vicinanza altrui. Oppure come desiderato o ricercato motivo di pace o di raccolta d'intimità. Infine, la solitudine può arrivare all'improvviso, come conseguenza di una totale mancanza d'affetti, di sostegno e di conforto. Le parole ci aiutano a intuire cosa può provare un uomo come Paolo, che ha appena aperto quest'ultima puntata di Zone d'Ombra sul tema della solitudine. Vogliamo andare oltre però. Vogliamo cercare di capire cosa c'è dietro l'angolo delle solitudini quotidiane e quali possono essere i messaggi, anche di insegnamento, che possiamo trarre. Io quella mattina ero tornato dal lavoro che svolgevo fuori provincia. Il tempo di arrivare a casa e ho ricevuto la famosa fatidica telefonata. Da lì è cominciato un calvario, non solo per il dolore immenso della perdita di mio figlio, che era un ragazzo eccezionale, ma quel dolore è stato aumentato a dismisura da resistenze processuali, perché la verità fa male, ma fa male anche a chi dovrebbe o avrebbe dovuto assumersi delle responsabilità. Da Paolo torneremo tra non molto, perché la sua storia merita molta attenzione, soprattutto perché il suo dolore non è dovuto solo alla morte di un figlio, ma anche a ciò che lo Stato, che avrebbe dovuto prendersi cura di lui e della sua famiglia, lo ha abbandonato a se stesso. Quando si è soli spesso ci si aggrappa a dei ricordi o a dei sogni, spesso alla fede. Don Emiliano ci fornisce un elemento interessante che ci fa capire che il tema della solitudine ha diverse sfaccettature. C'è una solitudine passiva, una solitudine sofferta e la solitudine di chi naturalmente vede interrotti i rapporti con gli altri, vede interrotte relazioni, anche incontri. E c'è una solitudine che possiamo considerare positiva, e per quanto mi riguarda, da sacerdote, la solitudine abitata da una presenza, dalla presenza che è la presenza di Dio, dai volti di coloro che quotidianamente incontro. Penso ad una solitudine che diventa silenzio adorante, specialmente nel sacramento dell'Eucaristia. È una solitudine dove far spazio all'ascolto del cuore, all'ascolto dei sentimenti più veri, di ciò che ci impedisce di guardare la vita nei suoi aspetti non sempre positivi. C'è dunque una solitudine buona, positiva, in grado di costruire un uomo migliore. E visto che la nostra è una chiacchierata tra amici a cui piace aprire dei collegamenti tra le riflessioni, prendiamo le dichiarazioni di Don Emiliano come un assist per collegarci al pensiero di un papa che solcò la terra d'Abruzzo.
Queste immagini furono girate il 9 settembre del 1932. Si tratta di un corteo davanti alla Basilica di Collemaggio all'Aquila. Sono i momenti in cui si svolge la suggestiva rievocazione dell'incoronazione papale di Celestino V. Preceduto dagli araldi della città di Perugia, seguono poi gli araldi dei 99 gonfalonieri dei castelli che fondarono la città, le rappresentanze delle città abruzzesi, le principesse e damigelle. E poi c'è Carlo II d'Angiò a cavallo, seguito da personaggi della sua corte, Maria d'Angiò con le dame di corte, Clemenza d'Ungheria. Che fa capire quanto sia stato importante l'esempio di Celestino V al secolo Pietro Angeleri, nato verso il 1215 a Isernia da modesti contadini, penultimo di 12 figli. A 20 anni Pietro si fece benedettino a Faifoli, che lasciò dopo pochi anni per vivere da eremita in una grotta sul Monte Palleno. Dopo 3 anni fu ordinato sacerdote a Roma. Ritornò a condurre vita eremitica sul Monte Morrone, nei pressi di Sulmona, assetato di preghiera, di quotidiani digiuni e macerazioni. In sella, un asino tenuto per le briglie dallo stesso re, scortato dal corteo reale, Pietro si recò nella città dell'Aquila, dove aveva convocato tutto il Sacro Collegio. Qui, nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio, fu incoronato Papa il 29 agosto 1294 con il nome di Celestino V. Circa 4 mesi dopo la sua incoronazione, nonostante i numerosi tentativi per dissuaderlo avanzati da Carlo d'Angiò, il 13 dicembre 1294 Celestino V, nel corso di un concistoro, diede lettura della rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice. Le sue reliquie sono venerate all'Aquila, nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio. Dunque, Celestino V scelse la solitudine, scelse la parete rocciosa del Monte Morrone. L'eremo di Sant'Onofrio al Morrone trova la sua bellezza proprio nella solitudine, in quel senso di isolamento e separazione in grado però di connettere con la parte più profonda di sé. Ed è qui che Pietro Angelerio trovò il giusto rifugio per la sua vita ascetica. Credo che la solitudine possa diventare anche uno strumento positivo, se poi lo si vede in un'ottica di superamento e di prendere una decisione. Non nego che ci sono stati momenti di solitudine in cui sei con te stesso e prendere decisioni, confrontarti con te stesso e pensare sempre che sia la scelta migliore, non quella sbagliata o la meno peggio. Il concetto della solitudine come elemento di completezza è condiviso anche da Daniele Carlucci, neosindaco di Scerni. Viene aggiunto un collegamento interessante a un grande filosofo. Aristotele diceva che praticamente chi vive in solitudine o è un animale selvatico o si sente Dio, perché noi uomini siamo portati a vivere in socialità, a vivere con gli altri, a vivere in famiglia, a vivere con gli amici. E quindi la solitudine a volte diventa non è una necessità, ma a volte credo che sia più uno stato d'animo, quindi a prendere delle decisioni, soprattutto quando ritrovi a prendere delle decisioni. Ecco, nella mia vita, nella mia esperienza, la solitudine, io non mi sono mai sentito solo, però ti ritrovi in quei momenti in cui devi prendere decisioni, sei di fronte a te stesso, anche se hai gli amici, anche se hai la famiglia, anche se soprattutto in questa attività mia ultima amministrativa hai una squadra con cui condividere sia le iniziative, le azioni politiche, ma anche le decisioni amministrative. Possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Io ringrazio innanzitutto l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza dell'Abruzzo, la dottoressa Favilene, che ho veramente avuto il piacere di conoscere per il lavoro che sta svolgendo, e ci tenevo particolarmente ad invitarla qui. Io nella mia vita, quando è che mi sono sentita sola?
io credo che ci sono esperienze personali che ti portano a sviluppare, ti portino poi a sviluppare la tua personalità. E quando hai la solitudine dentro, puoi stare insieme a 100 persone, ma è un tuo mondo. L'eco della solitudine ci riporta a Roma, dove, qualche settimana fa, ci siamo occupati del tema degli affidi. Nella conferenza stampa organizzata dalla deputata di Forza Italia, Veronica Giannone, segretario della Commissione bicamerale per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e componente della Commissione Giustizia, c'è l'obiettivo di presentare due proposte di legge sul tema per aprire un dibattito sull'importanza dei controlli ispettivi nelle strutture che ospitano i minori e in tutte le attività sociali connesse alla valutazione dell'idoneità genitoriale. Maria Concetta Falivene, membro dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Abruzzo, ci racconta un momento della sua vita in cui ha avvertito il senso di solitudine. La solitudine più grande che ho provato, nonostante sia stato fortunatamente un momento che è passato, mi auguro, è quando mia figlia piccola, aveva 3 anni e 3 mesi, ho avuto un problema di salute molto importante e da lì è iniziato il percorso dell'ospedale, dell'intensiva, subintensiva. Ho sospeso di lavorare, sono stata reclusa in casa per anni e mi ha aiutato, io sono una fortunata, una privilegiata, perché mi ha aiutato lo studio, mi ha aiutato il fatto che io avessi un marito e quindi mi potessi permettere io economicamente di stare a casa e di pensare a tutelare mia figlia. Ma un altro momento che poi ha portato Maria Concetta a dedicarsi al prossimo è il rapporto particolare con il padre. Nella mia vita privata, anche se comunque voglio dire io non amo parlare di questo, però io per esempio ho avuto un papà adulto e pertanto da bambina io vedevo questo papà molto adulto e quindi avevo questa sensazione che dovevo muovermi per tentare di poter realizzare quello che fossero le sue, no, prospettive come noi figli abbiamo. Quindi io sono cresciuta sempre con questo senso del dovere di dover cercare in qualche modo di dare una gioia al mio papà. Nello specifico, la dottoressa ha presentato una proposta di legge che si occupa proprio delle valutazioni di tutti i professionisti che girano intorno al comparto affidi minorili, ed è interessantissimo il fatto che abbia puntato proprio il focus sul controllo anche della qualità del lavoro che viene svolto, perché bisogna effettivamente dire che spesso c'è mancanza di formazione, c'è mancanza di attenzione, quindi bisogna effettivamente avere un controllo maggiore, cosa che purtroppo non viene effettuata quasi mai. Un impegno in sostanza rivolto alla serenità degli altri, partendo dal proprio vissuto. Ho cambiato totalmente modo di vivere, di riflettere, perché ad oggi io, per me il mio presente è quello che vivo, cercando di aprire il colloquio con gli altri. La differenza che ci distingue gli esseri umani è il senso di umanità, l'onestà. A volte, come mi è capitato, una parola di conforto, la gentilezza. Proprio essendo un po' il termometro di quelle che siano le difficoltà dei genitori che hanno bambini con problemi di salute, ho anche redatto questo codice etico dei bambini ospedalizzati che vorrei proporre per far sì che io, quando avevo un problema, accompagnavo mia figlia, prendevo il tassì, pagavo, andavo in ospedale e pertanto avevo una possibilità, o nell'urgenza, l'intramenia, ho sempre pagato. E invece bisogna far sì che tutti abbiano la possibilità, chi ha un bambino
con delle problematiche di poter fare un controllo dedicato in un'unica giornata a tutti gli accertamenti del caso. E così è nato un progetto in grado di aiutare i bambini. Ho creato questa piattaforma sociale, si chiama questa piattaforma Creo Futuro, dove ci sarà l'area dedicata ai ragazzi, i protagonisti saranno i ragazzi, ci sarà l'area cinema, l'area cultura, l'area cortometraggi che loro potranno girare. Io con mia figlia, proprio sul discorso che è stata qualche tempo in casa, molto tempo in casa, proprio per esorcizzare, abbiamo scritto insieme una fiaba, La strega del ghiaccio, per far sì che anche poi dopo il Covid potesse affrontare, insomma, una vita quasi ordinaria, e abbiamo girato questa fiaba, quindi ed è stato per lei, diciamo, curativo, e pertanto io darò la possibilità a tutti i genitori della regione Abruzzo con i propri figli di scrivere le proprie fiabe e di girarle con loro, quindi attori, protagonisti e scrittori della fiaba. L'importante è non rimanere soli e non spegnere i propri sogni. Ma la pandemia, purtroppo, come ci riferisce Maria Grazia, ha spento qualcosa di prezioso per la comunità e per l'individuo in primis. Quello che ci siamo accorti è che tutto questo ha creato una solitudine mentale e fisica nelle persone che tutt'oggi ancora non hanno più la certezza del futuro. Prima le persone avevano la voglia di fare qualcosa per il domani. La pandemia ha insegnato e sta insegnando ad avere paura nel futuro. Oltre alla solitudine dovuta all'incertezza, c'è anche il tramonto dei sogni, del guardare al futuro in maniera un po' più spensierata. Oltre alla solitudine familiare, si è creata una solitudine anche nel sociale e nel lavoro. Io spero che tutto questo a breve sia solo un brutto ricordo, anche se rimarrà nella nostra vita e in quella delle generazioni future quello che è successo, perché è una cosa, è rimasta una cosa che ci solcherà a vita. Stefano spiega inoltre che la solitudine è qualcosa di ben specifico. Le scelte più difficili, i momenti più difficili, io li ho affrontati personalmente tutti da solo. Sì, puoi avere la parola di conforto, ma alla fine la decisione, alla fine il momento di dolore, il momento di sconforto, il momento difficile, tu lo affronti sempre da solo e non puoi pretendere che gli altri si accollino quello che spetta a te, perché anche volendo non potrebbero mai farlo, perché dentro te stesso, nel tuo animo, nel tuo cuore, tu comunque quella fase della tua vita l'affronti in solitaria. Un messaggio di speranza è il pane di questi tempi. Una speranza che vorremmo infondere soprattutto a Paolo, che torniamo a trovare prima di salutarci. Sono passati 21 anni da quel tragico incidente in cui perse la vita Marco D'Onofrio, all'epoca quindicenne. Il padre, da quel giorno, non ancora riesce a ottenere giustizia per il figlio. Il ragazzo, uscendo con la sua bicicletta e mettendosi dalla rampa di accesso alla strada, fu investito da un camion a rimorchio. Furono i circa 15 centimetri di dislivello tra carreggiata e banchina a tradirlo e a spegnere per sempre la sua vita. Per la famiglia sono stati anni di dolore, oltre che per la perdita di Marco, anche per via della guerra che continua a combattere contro le istituzioni per ottenere giustizia. Si sono svolti due processi in merito, uno di legittimità e una causa civile, ma la verità è ancora lontana. L'autista del mezzo pesante fu assolto. 3 anni dopo, però, la procura aprì un nuovo fascicolo dopo la denuncia ai carabinieri del padre del piccolo, che svolse le indagini da solo. 10 anni di processi fino alla Cassazione penale per venire a sapere che i colpevoli erano 2 enti pubblici, provincia e comune di Città Sant'Angelo. Inammissibile fu dichiarato dai giudici il ricorso del comune che, tra l'altro, rigettarono quello della provincia, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a rifondere le parti civili.
Nonostante la sentenza di Cassazione, i familiari del ragazzo non furono risarciti. Secondo la perizia disposta dal GIP all'epoca, la strada avrebbe presentato due insidie, l'assenza della corsia di accelerazione e il dislivello di 15 cm carreggiata banchina. D'Onofrio, dunque, intentò un nuovo procedimento, questa volta in sede civile, per chiedere il risarcimento danni ai due enti per 1 milione di euro. Per il comune di Città Sant'Angelo, però, la responsabilità sarebbe stata del ragazzo, perché avrebbe guidato con una sola mano, mentre nell'altra avrebbe impugnato una lattina di Coca-Cola. In questa condizione avrebbe azionato solo la leva del freno anteriore, perdendo il controllo del mezzo. Secondo il legale della provincia, addirittura non sarebbero dovute nemmeno le spese funerarie. Il punto è che il contratto tra enti e assicurazioni in grado di risarcire il danno non sarebbe mai stato depositato agli atti. L'ho chiesto più volte con l'accesso agli atti senza mai riuscire ad averlo, ha spiegato il papà. Nella mia vicenda ho dovuto forzare la mano per avere elementi da quando indagavo per mio figlio, per capire i motivi della sua scomparsa, quali erano le effettive cause, al di là di quelle verità processuali che si stavano configurando, ma non erano soddisfacenti, non erano reali. Da quel momento mi sono trovato, diciamo, un mondo contro, un muro. Da lì, man mano che si proseguiva fino ai giorni attuali, non ho quei rapporti umani che dovrebbero contraddistinguerci. In questo parlo delle istituzioni, delle persone che lavorano nelle istituzioni. C'è da dire anche che dal 2004 lavoro presso quell'ente che ha ammazzato mio figlio. E da qui nasce quella solitudine che purtroppo condiziona pesantemente ed è un dispiacere perché umanamente mi duole. Quello che duole, ripeto, è esattamente vedere simili, propri simili, che combattono chi ricerca una verità. Paolo però dovrà attendere ancora anni prima di vedere finita almeno la storia processuale. E quindi dovremo anche attendere sicuramente la Cassazione, per cui prima di 4-5 anni ancora non si concluderà. Nonostante le condanne dei 3 gradi sul penale, poi ovviamente passati in prescrizione, ma si continua a resistere per volontà di quei fiduciari di una compagnia assicuratrice che fanno interessi del proprio mandante. Non solo abbandonato dalle istituzioni, ma addirittura combattuto a viso aperto. Paolo si sente un po' meno solo dopo aver scoperto che il figlio Marco era uno scrittore in erba. Ha trovato dopo un po' di tempo i racconti scritti proprio dal figlio. E quegli scritti oggi mi accompagnano perché hanno un significato di vita profondo. Lui scriveva: spesso è dura la strada, faticoso il distacco. Quanti desideri, quante illusioni, quanti pericoli, quante le trappole. Eppure voglio crescere, devo crescere. Signore, non farmi mancare il tuo aiuto. E questo mi emoziona ogni volta che ricordo queste frasi. Così come il dolore e le ferite ti tempereranno e ti aiuteranno ad affrontare nuove e difficili situazioni. Vivi da protagonista la tua vita e affronta con decisione tutti gli ostacoli che si presenteranno.
Io cerco di mantenere fede a queste frasi che per me valgono oro. Siamo giunti anche questa settimana alla fine della puntata. Passo per l'ultima volta la linea Cuba Cabal, ma prima gli amici che abbiamo incontrato ci danno un contributo di riflessione per il futuro, come accoglierlo e come programmarlo, relegando la solitudine al tempo necessario per la nostra anima. Il momento di solitudine è pensare che non si è mai soli, perché nella vita non si è mai soli. Bisogna superare qualche volta lo stato d'animo dell'indecisionismo ed essere forti e prendere decisioni, perché prendere decisioni per la collettività, prendere decisioni per gli altri significa innanzitutto avere responsabilità, e la responsabilità credo che ci renda sempre più uomini, sempre più forti, e la responsabilità credo che sia anche un aspetto della verità. E oggi mai quanto in questo momento che viviamo in una fase storica post-Covid, così difficile, di ripartenza, di indecisionismo, ecco, io credo che c'è bisogno di prendere decisioni forti, vere, e con tanta responsabilità e con tanto senso del dovere. Quindi la solitudine deve essere affrontata come momento di condivisione e momento di dare risposte, prendere risposte responsabili. E questo è il futuro da noi. Chiede questo, responsabilità e risposte. Anche da questa grande figura che Giovanni Paolo II è quella di aprire, anzi, come ebbe a dire lui, spalancare il cuore a Cristo. E questo sarà possibile nel momento in cui noi, come cristiani, come battezzati, per dirla con le parole di una santa, Santa Veronica Giuliani, vivremo la solitudine come tempo importante per stare noi soli con Dio solo. Secondo me noi dovremmo ritornare un pochino in quelle che erano le emozioni di quando eravamo bambini, gli entusiasmi, no? Invece spesso prendiamo troppo sul serio, troppo, come se fosse tutto, invece no, la vita è bella quando va vissuta anche con, soprattutto con umanità, con, mettendo al centro il sentimento. E cerchiamo tutti di onorare realmente quello che abbiamo, perché avere degli affetti intorno che spesso si possono trascurare, no? Le amicizie, i fratelli, chi ha la fortuna di avere ancora i genitori, quello è un valore unico, il compagno, la propria fidanzata, marito, moglie, quindi ecco, cercare di onorare gli affetti, quello che si ha, la salute, chi ha la salute, perché ci sono tante persone che purtroppo vivono il dramma, no, dell'incertezza quando si è colpiti da una malattia. E quindi la cosa che io ogni mattina mi ripeto in mente, che sono fortunata e cerco di onorare tutto quello che ho, perché è veramente tanto. Accorciarsi le maniche ancora di più e provare a vivere e a lavorare. E da tutto questo, ne sono certa, ne usciremo. Un messaggio che potrei dare a tutti, soprattutto a coloro che guidano la nostra società, no? Guidano il nostro paese, è quello di cercare di costruire, di indirizzare una società che cerchi sempre di aiutare gli altri a sentirsi meno soli, perché come ho ricordato, con una mano noi teniamo i nostri cari e con l'altra la solitudine, quindi dobbiamo solo cercare di aiutarci e aiutare gli altri a sentirsi meno soli.
Il viaggio di Zone d'Ombra finisce qui. Grazie per essere stati con noi e restate sintonizzati su TV6 perché ci ritroveremo. Dai paesi alle città, miseria e povertà, lo chiamano progresso solo per pubblicità. Patane e pandemia, oggi mangio a casa mia, quartieri popolari con famiglie in avaria, separati con cura, in un'epoca oscura, che semina l'odio e raccoglie la paura. Tra chi ci si vende, tra chi ci si compra, tra chi vive e muore nelle zone d'ombra.